Amici, benvenuti in questo viaggio alla scoperta di Ferragosto, una festa che ci riporta indietro nel tempo, alle radici della nostra cultura. Sapete, Ferragosto deriva dal latino feria e Augusti, le ferie di Augusto. Era il 18 a.C. quando l'imperatore Augusto istituì questa festa, un modo per celebrare la fine dei lavori agricoli e onorare gli dei della terra. Era un periodo di riposo e festeggiamenti, con giochi, corse di cavalli, immaginate le corse delle bighe e, naturalmente, grandi banchetti. La tradizione si diffuse in tutto l'impero romano, radicandosi profondamente nelle nostre culture locali. Poi, con l'avvento del cristianesimo, Ferragosto si è fuso con altre festività, assumendo nuovi significati. Eppure, l'anima gioiosa e festosa di Ferragosto è rimasta intatta, unendo passato e presente in un'unica grande celebrazione. Ancora oggi, Ferragosto rappresenta un momento di condivisione e allegria, un'occasione per stare insieme e godere della bellezza dell'estate. Ferragosto è una festa ricca di simbolismi, intrinsecamente legati alla natura e al ciclo delle stagioni. Tre elementi in particolare giocano un ruolo fondamentale: il fuoco, l'acqua e la terra. Il fuoco, con la sua forza purificatrice, rappresenta la rinascita, la possibilità di lasciarsi alle spalle il passato e guardare al futuro con rinnovata speranza, proprio come una fenice che risorge dalle proprie ceneri. L'acqua, simbolo di vita e purificazione, è associata al desiderio di rinnovamento interiore. Pensate al bagno di mezzanotte, tradizione ancora viva in molte località, un rito di passaggio, un'immersione simbolica che lava via le impurità e rigenera corpo e spirito. Infine, la terra, madre feconda, ci ricorda il legame profondo che ci unisce alla natura e ai suoi cicli. Le gite in campagna, i picnic all'aria aperta, il contatto con la terra sono tutti modi per celebrare la generosità della natura e ringraziare per i suoi frutti, proprio come facevano i nostri antenati contadini. Nel cuore di Ferragosto, tra riti pagani e celebrazioni cristiane, si stagliano due figure femminili di grande fascino: Diana, dea romana della caccia e della luna, e Maria, madre di Gesù. Diana, venerata nell'antica Roma come protettrice delle donne, degli animali selvatici e dei boschi, rappresentava la forza della natura, l'indipendenza e la libertà. Una figura forte. Con l'avvento del cristianesimo, molte delle caratteristiche di Diana furono attribuite alla figura di Maria, venerata come madre di Dio e protettrice dell'umanità. Il 15 agosto, giorno dell'Assunzione di Maria, celebra l'ascesa al cielo della madre di Gesù, un evento che unisce terra e cielo in un'unica grande festa. Ferragosto è un esempio straordinario di come nel corso dei secoli tradizioni diverse si siano fuse creando una festa unica e ricca di significati. Pensate, la celebrazione di Lugnasad, antica festa celtica del raccolto, si sovrappone a Ferragosto, creando un ponte tra culture e religioni diverse. Lugnasad, festa del dio celtico Lug, era un momento di ringraziamento per i frutti della terra e di preparazione all'arrivo dell'inverno. Così come i romani celebravano la fine dei lavori agricoli con le feriae Augusti, i Celti festeggiavano l'abbondanza del raccolto con Lugnasad. Entrambe le feste celebravano il ciclo della vita, la generosità della natura e l'importanza della comunità. La sera del 14 agosto, la vigilia di Ferragosto, è un momento magico, intriso di attesa e di mistero. È il momento ideale per dedicarsi a un rito di purificazione, per liberarsi dalle energie negative accumulate durante l'anno e prepararsi al rinnovamento che Ferragosto rappresenta. Possiamo creare un'atmosfera suggestiva accendendo candele bianche, simbolo di purezza e di speranza, e diffondendo nell'aria oli essenziali rilassanti, come la lavanda o la camomilla. Possiamo poi dedicarci a una meditazione o a una preghiera, concentrandoci sui nostri desideri e ringraziando per le cose belle della vita. La vigilia di Ferragosto è un momento prezioso per entrare in contatto con noi stessi.
La notte di Ferragosto è avvolta da un'aura di magia e mistero. Fin dall'antichità si credeva che questa notte fosse propizia per invocare la protezione degli spiriti benevoli e allontanare le energie negative. In molte regioni d'Italia si tramandano ancora antiche tradizioni legate alla protezione della casa e della famiglia. Ad esempio, si usava appendere rami di alloro alle porte e alle finestre per allontanare il malocchio e attirare la fortuna. Un'altra tradizione, tramandata dalle nostre nonne, prevedeva di spargere sale grosso davanti alla porta di casa per impedire l'ingresso agli spiriti maligni. Queste usanze, tramandate di generazione in generazione, testimoniano il profondo legame tra l'uomo e la natura e la ricerca di protezione e armonia in un momento di passaggio come Ferragosto. Tra le tradizioni più suggestive di Ferragosto c'è sicuramente il bagno di mezzanotte, un tuffo liberatorio nelle acque fresche del mare o di un lago, sotto la luce magica della luna. Questo rituale ha origini antiche e simboleggia la purificazione del corpo e dello spirito. Immergersi nell'acqua rappresenta un ritorno al grembo materno, un momento di rigenerazione e di rinascita. Di solito si fa nudi. Il bagno di mezzanotte è un'esperienza che unisce divertimento e spiritualità, un'occasione per lasciarsi andare e celebrare la bellezza della vita in armonia con la natura. Quando la notte di Ferragosto raggiunge il suo apice, il cielo si illumina di mille colori con i fuochi d'artificio. Uno spettacolo pirotecnico che incanta grandi e piccini, riempiendo il cielo di luci e di suoni. I fuochi d'artificio rappresentano la vittoria della luce sulle tenebre, un inno alla gioia e alla speranza. Simboleggiano l'energia vitale che si sprigiona dopo il periodo più caldo dell'anno, annunciando l'arrivo dell'autunno. Un momento di condivisione e di stupore che unisce tutti in un unico grande spettacolo. Oggi, Ferragosto è una festa che ha saputo adattarsi ai tempi moderni, mantenendo tuttavia intatto il suo fascino ancestrale. Le gite fuori porta, i pranzi al sacco in compagnia di amici e parenti, i giochi sulla spiaggia sono solo alcune delle tradizioni che ancora oggi caratterizzano questa festa. Ma Ferragosto è anche un'occasione per riscoprire le proprie radici, per immergersi nella natura e per vivere momenti di autentica condivisione con le persone care. Un momento per riflettere sul senso della vita e per ricaricare le energie in vista del nuovo anno che sta per iniziare. Cari amici, vi auguro un Ferragosto sereno e gioioso, un'occasione per stare insieme alle persone care e per godere della bellezza dell'estate. Che questa festa sia un momento di rinascita e di speranza. Un'opportunità per ritrovare l'armonia con la natura e con noi stessi. E che la magia di Ferragosto ci accompagni per tutto l'anno, riempiendo i nostri cuori di luce e di serenità. Rito del 14 notte. Nel silenzio della notte, con l'avvicinarsi di Ferragosto, si svolge un rito sacro per purificare e santificare i nostri spazi abitativi. È il rito del 14 notte, una tradizione antica ricca di significato spirituale e profonda venerazione. Iniziate fumigando la vostra casa con salvia o verbena, erbe note per i loro poteri purificanti. Questo atto scaccia le energie negative, creando un rifugio di pace e chiarezza. Poi, riempite una ciotola di terracotta o di vetro, con acqua santa, essenza di purezza e rinnovamento, che porta con sé energie benedette e purificatrici. Accendete 4 candele di cera d'api, senza la base metallica, e lasciatele galleggiare nella ciotola. Accanto a queste, posizionate una candela bianca di cera d'api, simbolo di luce divina e protezione. Queste candele, che rappresentano la luce di Cristo che illumina il mondo, possono essere offerte come segno di gratitudine e richiesta di protezione. Prendetevi un momento per meditare e pregare. Ringraziate Dio per le benedizioni ricevute e cercate la purificazione dall'odio e dal risentimento. In questo spazio sacro potete chiedere a Maria, Madre di Dio, di intercedere per voi, riempiendovi di amore e calore per affrontare l'inverno in arrivo. Al termine del rituale,
seppellite i resti delle candele e l'acqua della ciotola. Questo atto di ritorno alla terra simboleggia il rispetto e la chiusura del ciclo, rappresentando la continuità della vita e l'eterna connessione che condividiamo con la natura. Abbracciate la serenità e il rinnovamento che questo rituale porta, permettendo alla sua magia di guidarvi durante l'anno con luce e protezione. Tradizioni ormai vietate. A Ferragosto si facevano i gavettoni, tirandosi secchiate di acqua, pentolate di acqua, sacchetti pieni d'acqua e palloncini, e chi più ne ha, mi ne metta. Buon Ferragosto a tutti!